Ciao a tutti! In Piazza Fiera, a Trento, sino al 9 maggio, è visitabile la mostra Groenlandia, viaggio intorno all'isola che scompare, con foto e testi del giornalista e scrittore Sandro Orlando. Abbiamo qualche domanda per lui, andiamo a fargliele. Il titolo della mostra è Viaggio intorno all'isola che scompare. In che senso la Groenlandia sta scomparendo? Sta scomparendo la massa di ghiaccio che ricopre più o meno l'80% della superficie. È un ghiaccio che è uno degli ultimi resti dell'ultima glaciazione soprattutto negli ultimi 30 anni ha conosciuto lo scioglimento del ghiaccio ha conosciuto un'accelerazione dovuta all'aumento delle temperature causato dal riscaldamento globale. L'aumento medio delle temperature è stato di 3 gradi solo negli ultimi 30 anni, per effetto di tutta una serie di fenomeni che sono tipici dell'Artico, no? sono legati proprio alla caratteristica di questa regione. Durante il periodo trascorso in Groenlandia, durante il suo viaggio, cosa l'ha impressionata di più? È proprio l'assenza, la totale trasformazione del paesaggio nell'arco di così poco tempo. Se uno va sulle Alpi, sulle nostre montagne, non vede questi cambiamenti così radicali. Lì sostanzialmente non c'è quasi più nulla di quello che eravamo abituati a trovarci nella... a latitudini così settentrionali, non ci sono neanche più tutta questa varietà di animali marini come gli orsi, le foche, i tricheti, i narvali, che sono tipici, caratteristici di questa regione. Proprio perché sono animali che vivono nel ghiaccio, con il ghiaccio marino, nel momento in cui il ghiaccio sparisce, è chiaro che... E qual è il motivo principale che l'ha spinta a realizzare questa mostra? Io sono andato in Groenlandia con l'idea di scrivere un libro, però contemporaneamente ho scattato anche molte fotografie. Le fotografie mi aiutano anche a capire certi fenomeni e anche a trovare delle spiegazioni. Ci sono ad esempio, come dicevo, in questo sistema di fiordi che è il più grande al mondo, quindi è un insieme di isole e bracci d'acqua, l'aumento delle temperature lo si vede addirittura dal colore delle scogliere, che è diviso in una parte più bianca e una parte più scura, proprio perché i licheni negli ultimi 100-120 anni non hanno avuto la possibilità che i licheni che hanno lasciato questa traccia nerastra sulle rocce non hanno avuto più il tempo di riformarsi a causa dell'aumento delle temperature.